Sono Chiara Brunettin, educatrice all'interno dell'associazione Spazio Vita. L'associazione nasce nel 1989 con madre Antonia Vita, una canossiana dell'oratorio, e si occupa di raggiungere i bisogni educativi di bambini e ragazzi sul territorio. Quando parliamo di bisogni educativi parliamo innanzitutto di vite, e da qua proprio il nome dell'associazione Spazio Vita, vite di bambini e ragazzi che hanno bisogno di fiorire e di sbocciare. L'associazione è l'unica associazione educativa presente sul territorio e si colloca come ponte tra famiglie e scuola. Offriamo un sostegno educativo e di compiti con bambini che hanno disturbi nell'apprendimento oppure deficit dell'attenzione, oppure anche semplicemente un luogo di aggregazione per bambini che vogliono sviluppare delle relazioni sane e genuine in un ambiente protetto. Ci sembrava doveroso come associazione aderire al progetto Innovamenti, proprio per rispondere ad un'esigenza educativa che ogni giorno tocchiamo con mano con i nostri ragazzi. Desideriamo un lavoro in rete con le altre associazioni, proprio perché le fragilità educative dei ragazzi sono anche le fragilità educative poi della famiglia, e quindi solo con un lavoro di squadra si può far fronte a questa richiesta. Da questo progetto mi aspetto un successo educativo, dove per successo vuol dire collaborazione con le altre associazioni, ma soprattutto veder fiorire i talenti e le potenzialità che questi ragazzi hanno. L'emozione che provo a far parte di questo progetto è una punta di orgoglio. Qualcuno più grande di noi aveva detto: lascia il mondo migliore di come l'hai trovato. Ecco, penso che far parte di questo progetto voglia dire proprio questo. Thank you.